Nel progetto teatrale Comizi d'Amore, organizzato dall'associazione Ledigo Diva Teatro, i ragazzi delle magliette gialle sono i protagonisti. Si intervistano sia tra di loro, sia con parenti e amici, con le loro emozioni e esperienze. Nella circoscrizione di Via Maggiore oggi li sentiremo. Come si struttura questo laboratorio? Allora, questo laboratorio si struttura in questo modo. Noi partiamo i primi 2 giorni a fare del teatro. Esercizi di teatro che servono più che altro a fare conoscenza tra di noi. Il teatro serve a questo, all'incontro tra gli esseri umani, e dopodiché cominciamo a parlare, dialogare tra di noi, tiriamo fuori una serie di domande sulla pandemia che poi rivolgeremo, anzi i ragazzi rivolgeranno, le ragazze perché sono maggioranza femminile, rivolgeranno ai familiari, agli amici, 2 o 3 persone a testa. Facciamo materiale video, quindi riprenderanno col cellulare. Oggi verrà un videomaker che gli spiegherà come inquadrare gli intervistati. Poi raccogliamo tutto il materiale e lo assembliamo in un video di più o meno 10-15 minuti. Quindi l'elaborato finale quale sarà? L'elaborato finale sarà questo video in cui ci saranno tutti i video delle interviste. L'intervista a mamma, papà, al miglior amico, all'amorosa, al moroso. E questo sarà l'elaborato finale. Domande sulla pandemia, 2 o 3 domande, più o meno quasi tutte le stesse per tutti quanti, sulla pandemia. Ci sono novità rispetto agli anni scorsi? Sì, la novità è proprio questa. Allora, gli anni scorsi concludevamo il tutto con un video dove erano i ragazzi ad andare in scena, con uno spettacolo, quindi con delle battute, battute imparate a memoria. E spettacolo costruito, un vero e proprio video, uno spettacolo in video. Quest'anno invece abbiamo deciso di declinare su questa forma, questo format dell'intervista. Perché hai scelto questo progetto? Principalmente perché mi piace molto il teatro e l'avevo fatto anche l'anno scorso, quindi volevo ritornarci. Mi piaceva molto e allora sono ritornata. C'è qualcosa in particolare che ti piace di questo progetto? In generale tutto quanto, perché è un insieme di cose veramente utili per chi vuole fare recitazione e aiuta anche a conoscersi meglio, ad aprirsi con le persone. Come lo consigliereste a chi conosce, ad esempio? Lo consiglierei se è una persona timida per appunto aprirsi con le persone, perché è anche divertente. Quindi è utile e anche divertente, allora è molto bello, lo consiglierei per questo. Hai mai fatto esperienze di teatro prima d'ora? Sì, quest'estate sto facendo un corso di teatro con Cristiano, che è un'altra persona vicino a casa mia, e niente, anche stasera devo fare teatro. Cosa ti ha spinto a scegliere questo tipo di percorso? Perché mi piace la recitazione e in futuro vorrei fare qualcosa riguardante la cinematografia e quindi mi sembrava bello iniziare. Lo rifaresti? Sceglieresti di nuovo questo corso? Sì, lo risceglierei. Che cosa ti ha spinta a scegliere questo laboratorio? Perché volevo fare qualcosa imminente al teatro e volevo anche mettere la mia faccia in ciò che faccio. E hai particolari aspettative, non lo so, per il prodotto finale, diciamo, di questo laboratorio? Sì, credo che verrà veramente una cosa carina e vorrei anche farlo vedere a più persone. La recitazione è una delle tue passioni, per quello che hai scelto anche questo laboratorio? A dire il vero è la prima volta che faccio qualcosa tipo recitazione, però mi sta piacendo veramente, quindi credo che prenderò un po' questo percorso.